Valerio, tutto parte da questo famigerato emendamento sulla prescrizione, inserito, come sappiamo, nel DDL sulla corruzione, scritto anche un po' malamente, e scoppia tutto il problema. Tutti a parlare di prescrizione, devo dire anche, e questo lo voglio dire per quanto riguarda la situazione dell'avvocatura. Io ho visto l'avvocatura civilista anche insorgere come un solo uomo, il che mi ha fatto pensare che questo tema della prescrizione è veramente compreso da tutti come una questione di civiltà giuridica. Vabbè, poi l'emendamento braccio di ferro tra Salvini, Di Maio, Bonafede, eccetera, viene posticipato al 2020, una cosa un po' che fa un po' sorridere, perché già la prescrizione vale per i reati commessi dal giorno successivo in poi, figurarsi se poi lo proroghi. Però quello che poi succede, che mi sembra, e credo che anche tu sia su questa linea, di serio, di veramente serio, non che quello non fosse serio, ma questo è veramente un problema che io credo che si ponga come raramente altre volte in termini di gravità, e questo, sono queste proposte licenziate dall'Associazione Nazionale Magistrati. Ora, questo avviene sabato giorno 10. Sono proposte, adesso magari le commenteremo un attimo, ma hanno un effetto. Prima rendono attuale, anzi attualissimo direi, il problema che qualcuno poteva pensare fosse, come dire, superato con quel differimento al 2020. Poi si presentano per essere un progetto organico, quindi non più soltanto una questioncina sulla prescrizione che si interrompe alla fine della sentenza di primo grado, e spiazzano un po' perché, come ci ricordiamo, nel dibattito, dopo una prima fase di afasia, appunto, da parte dei magistrati, c'erano stati gli interventi. In particolare, un giorno era intervenuto sia Minisci, il presidente dell'ANM, sia Canzio, sia Cantone, e con quantomeno i titoli dicevano che questi bocciavano questa iniziativa della politica sulla prescrizione. E invece qui poi ci troviamo in questa proposta dell'ANM. Anche tra l'altro, anche lo stesso identico proposta di interrompere definitivamente la prescrizione con la sentenza di primo grado. Poi devo dire, io sono andato a sentirmi su Radio Radicale i lavori di quel comitato centrale dell'ANM, e ho visto che c'è stata un'acclamazione e non ho visto una grande differenza, una grande dissonanza tra i vari interventi dei rappresentanti delle varie correnti della magistratura. Allora, la questione che si pone, su cui secondo me dovremmo ragionare un attimo, è stato questo, come dire, un colpo di mano della magistratura che si è attaccata a un carro che passava, sia pure condotto da un emendamento sgangherato sulla prescrizione? Oppure c'è stata una coincidenza veramente casuale di tempi tra l'azione della politica e l'azione della magistratura? Cioè, quanto l'azione della politica, che è una politica che non sembra molto accorta da un punto di vista, molto preparata, molto culturalmente di tradizione sul processo penale, e quanto questa politica e la magistratura siano distinte, distanti, oppure siano collegate. Ti do la parola per sentire il tuo parere. Nel quel comitato centrale si dava atto all'inizio che quella proposta, che è stata poi votata per acclamazione, era circolata tra via mail tra i componenti del parlamentino dell'ANM, e
E già forse doveva essere già votata a settembre, poi invece, o comunque a settembre, comunque ne avevano discusso molto. Tu come la vedi? Allora, qui ci sono molte questioni da affrontare. Allora, partendo dall'ultima, alcune delle cose che noi leggiamo in questa proposta di ANM appartengono alla, diciamo, tradizione storica di proposta politica dell'Associazione Nazionale dei Magistrati con riguardo al codice di procedura penale. Faccio un esempio per comprendere, no? Di fronte ai molti che si interrogano se sia una questione sorta all'ultimo momento, se, come dicevi giusto appunto tu, si salga al volo sul carro delle proposte sgangherate della politica e compagnia bella. Allora, il tentativo di eliminare il principio di immutabilità del giudice, cioè quel principio secondo il quale il giudice che segue il processo, che istruisce il processo e poi quello che decide, è un tentativo che rimonta a sempre, nel senso che la magistratura italiana, tra l'altro, come dire, non considerando che in questa maniera proprio sottovaluta il ruolo del giudice, quindi in maniera anche autolesionista, ha sempre elaborato giurisprudenze che tendessero a svuotare di contenuto questo principio. Nel 2003 io ricordo di aver fatto, come allora segretario dell'Unione delle Camere Penali, un convegno a Ripetta tra ANM e Unione delle Camere Penali in cui loro ci chiedevano proprio questo. Ovviamente la risposta fu quella che fu. E questa cosa andò a finire sotto al tappeto. E il tentativo di abrogare il divieto di reformatio in peius, come Aspetta, prima di ricordi. parlare della reformatio in peius, l'altra Ma aspetta, ma questione. tanto per dirti, se, poi, no, poi parliamo dei singoli argomenti, No, ma il tentativo di farlo è un tentativo che l'ultima volta rimontava al 2012. Ministro Cancellieri, ufficio legislativo che in cucina si apparecchiava l'abrogazione il tentativo di ampliare il 190 bis e quindi sostanzialmente di tagliare l'istruttoria del processo tenendo fuori dalla porta alcuni protagonisti, collaboratori piuttosto che testimoni, è un tentativo che è stato fatto 250.000 volte. Cioè, da questo punto di vista non è una novità quello che mette sul tavolo l'Associazione Nazionale dei Magistrati. Tutto insieme è drammatico e la cosa che semmai è preoccupante è che tranne sparute voci isolate, come tu giustamente dicevi, sembrerebbe che in questo momento sia, come dire, con il pieno consenso di tutte le componenti della magistratura questa faccenda. Peraltro, e qui chiudo questo primo aspetto della vicenda. Interrogarsi se siano i magistrati diventati suggeritori del governo o il governo in qualche misura tiri la volata a questi disegni della magistratura è abbastanza ozioso. Una cosa è certa, anche perché è un circolo vizioso, perché chi ha armato la penna delle aberrazioni programmatiche dei 5 Stelle sono i magistrati, mica è Gesù Bambino. Quindi, se tu leggi, e bisognerebbe che chi si occupa di queste cose leggesse bene questa cosa, se uno legge il programma, quello che contestammo proprio qui sull'asterisco a buona fede, dei 5 Stelle, ci ritrovi un sacco di questa roba qua. Più l'agente provocatore. Più, e adesso parliamo di quello, ovviamente la prescrizione buttata dalla finestra e via discorrendo. Allora, quello che avviene è una sinergia, naturalmente, questa sì che è apprezzabile, ma senza stare a stabilire chi ha scritto prima, chi gli ha scritto le cose ai 5 Stelle era in grado di tenere una penna in mano con una lucida, autoritaria e regressiva visione delle cose del processo penale. C'ha pure un nome e cognome, peraltro.
Qual è? Davigo, cioè questi Ma infatti scrivono, ma la cosa bella è che l'ANM, tu ricorderai che quando Davigo era presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, andò a Porta a Porta e disse che, in maniera poi efficace come fa lui, che il codice accusatorio era una follia, per il semplice motivo che era assurdo buttare quello che la gente e i testimoni dicevano ai poliziotti nelle segrete stanze dei commissariati e che solo un sistema folle come il nostro lo permetteva. Il piccolo problema è che lo permetteva in forza di un principio costituzionale scritto nell'articolo 111 della Costituzione. No. Allora, all'epoca dicemmo a tutti i magistrati che incontravamo: ma che cosa strana, il vostro presidente si dichiara contro la Costituzione. Adesso si è sciolto l'equivoco perché sono tutti contro la Costituzione. No, ma no, E però quindi siamo pronti. sai qual è il bello? Che quando io ricordavo prima quel giorno in cui ci furono quelle tre interviste, Minisci, eccetera, con Canzio e Cantone insieme, io francamente l'avevo visto più come una riaffermazione della magistratura, di dire guardate che qui non è Davigo che comanda, perché sembrava. L'emendamento è roba di Davigo. Noi a un certo punto siamo stati zitti, allora la sensazione che si diffonde è che la magistratura sia tutta sotto il cappello di Davigo, allora dice no, guardate che non è così. Dopodiché ti vengono fuori queste proposte che in un certo senso, no, vanno oltre Davigo, ma perché? Perché è proprio quell'acclamazione che va oltre Davigo, perché mentre quando avevamo Davigo presidente dell'ANM, avevamo quelli che facevano sentire il loro mal di pancia perché avevano una tradizione di tutela dei diritti civili, parlo di magistratura democratica, eccetera. E che quindi non potevano apparire, come dire, una cosa unica con Davigo che andava a dire quelle cose lì che eri appena ricordate in televisione altrove. E adesso invece, come dire, abbiamo messo le cose in chiaro che non siamo sotto il cappello di Davigo, dopodiché facciamo per acclamazione peggio di Davigo. Per lo meno tutto quello che poi ovviamente Davigo alza, perché è lucidissimo Davigo di suo invece, quindi dalla poltrona del CSM dice questo è poco, vorrei di più. Questo è poco, vorrei di più significa intanto non aspettiamo la sentenza di primo grado, ma come dicono in tanti all'interno della magistratura, limitiamoci alla... quanto a prescrizione, naturalmente, di questo sto parlando adesso, buttiamo tutto con la richiesta di rinvio a giudizio, cioè mettiamo tutto nelle mani del pubblico ministero e da lì la questione della prescrizione e la buttiamo dalla finestra. Io prima interrompo questo problema del pubblico ministero perché un'altra vulgata è che comunque questa sia la proposta dei pubblici ministeri che in un certo senso riescono ad imporsi all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati. Io non la vedo così, adesso chiedo come la vedi tu. E non la vedo così proprio per quello che stavi riepilogando delle proposte, cioè l'immutabilità del giudice o l'acquisizione delle informative così come sono, senza necessità di sentire, quelli della polizia giudiziaria o comunque chi ha redatto queste informative o queste consulenze, diciamo. O anche aggiungerei quel discorso di sentire i testimoni in videoconferenza. Io credo che siano più istanze dei giudicanti che noi vediamo quotidianamente essere particolarmente insofferenti per queste regole processuali che poi sono scomode, no? Sono scomode Sono perché. d'accordissimo, in questo senso, tra l'altro, ci metterei qualche cosa in più e ci metterei qualche cosa in più che ci riguarda pure, per la verità. E cioè, alcune di quelle proposte sono nero su bianco quello che impongono o tentano di imporre, molto spesso riescono ad imporre nelle aule dei tribunali, come prassi degenerative
del processo, della cross examination in particolare, perché sono insofferenti rispetto a certi legacci che così sentono del processo accusatorio, cioè il fatto di uno si dovrebbe interrogare, dice, ma com'è possibile che i giudici siano i primi che non difendono il principio di immutabilità? È roba loro, sono loro, cioè sono loro che dovrebbero per primi dire, oh scusate, ma voi mi volete far giudicare senza mai aver sentito un testimone solo leggendo le carte, cioè mi volete riportare al tipo di giudice del 1930. Io non ci sto perché sono un giudice del 2018, del 111 della Costituzione e vai così. Manco per niente. Da sempre si battono per eliminarlo questo. E così come, ma quante volte ci sentiamo dire nel processo, adesso che stiamo a perdere tempo qua col finanziere che ci deve riassumere la sua informativa e vabbè, poi vabbè, allora dai, forza, facciamogliela riassumere nel senso che poi il finanziere... Il PM gli fa una domanda e quello incomincia a leggere pagine dell'informativa e glielo fanno fare. Cioè tutta questa roba gliela fanno fare e molto spesso anche gli avvocati gliela fanno fare, nel senso che non si oppongono doverosamente. E a questo punto che dicono? Dicono scusate, visto che tanto la facciamo tutti i giorni, almeno scriviamola sul codice di procedura penale e siamo tutti quanti a posto. Questo ci dà la misura. Del problema, che è un problema che affascia un po' tutti. No, ma infatti la storia del testimone. Nella proposta viene, DNM viene richiamata la giurisprudenza sull'imputato in videoconferenza e quindi si dice: ma qui si è detto che l'imputato in videoconferenza comunque ci può stare, ha delle garanzie sufficienti, eccetera. Ma il testimone è tutt'altra storia. Non è l'imputato che ha diritto di stare là per vedere il suo processo da vicino, per partecipare. Ma è il problema del giudice che deve avere il testimone davanti per vederlo, per vedere come gesticola, per vedere come si inceppa mentre parla, cioè per creare un rapporto anche, come dire, una sintonia empatica con il testimone. Cioè, anche questo io lo vedo come un abbandono della rivendicazione del proprio essere giudice, che poi è alla base di tutto questo progetto, perché questo progetto è sostanzialmente la chiusura dell'accusatore e il ritorno all'inquisitorio. E questo è il Questo tema. è La lucido da questo punto di vista il progetto ed è tombale per il processo accusatore. L'altro problema è che si vuole sostanzialmente approfittare del problema delle lungaggini processuali che sono contro la ragionevole durata del processo e che sono pacificamente dovute alla macchina che non funziona bene perché non ci sono i mezzi, bla bla bla, per segare l'appello. Questo poi c'è chi si spinge a dire che praticamente esercitare il diritto d'appello è un po' come sollevare un cavillo, un garbuglio, direbbe Bonafede con la terminologia ultima, confondendo quindi le istanze difensive o comunque le garanzie minute processuali dell'imputato con un diritto naturale, che è quello ad avere una seconda valutazione di merito del proprio giudizio. Però qui mi sembra che il disegno vero sia quello, reformatio in peius, ripristinare l'appello incidentale, cioè la verità è che si vuole. Devo dire che da un po' di tempo, diciamo che anche noi avvocati accettiamo, forse è anche giusto che sia così perché il processo non è più quello di una volta, però tutta una serie di tecnicismi che poi si traducono anche in possibili inammissibilità e che tendono a far somigliare sempre di più l'appello al ricorso per Cassazione.
Però qui, insomma, si vuole togliere proprio questa, il diritto proprio ad appellare. A me sembra questo un Guarda, po' io il. stamattina riflettevo sul fatto che tutto il dibattito che passa per, diciamo, la prescrizione, la reformatio in peius, il ripristino dell'appello incidentale, e via discorrendo, è un dibattito surreale per certi aspetti, anche perché parte da, fake news relative ai motivi per i quali abbiamo la prescrizione così largamente applicata, e tra l'altro, diciamo, la cartina di tornasole del fatto che sia un dibattito surreale, che qui gli unici che non sono indagati o indagabili per la lungaggine del processo sono quelli che amministrano la giustizia, che è una cosa che fa venire, no, non da sorridere, ma da piangere, perché insomma, tutti i protagonisti del dibattito dovrebbero dire: benissimo, allora il primo imputato è chi i processi li fa, il primissimo imputato è l'amministrazione della giustizia, questi qua invece sono gli unici che non compaiono sul banco degli imputati. Compaiono sul banco degli imputati veri e propri diritti, a cui vengono attribuite poi distorsioni che non sono neppure vere. Allora, qui io spero che riesumeranno, perché tu ricorderai che a un certo punto mettemmo le mani anni fa, adesso è diventato un dato, per fortuna, si ritrova anche sui giornali, su alcuni dati ministeriali che sbugiardavano queste verità facili, allora, che sono poi quelle di buona fede. Allora, prescrizione. Qui si deve tornare a dire che dal 2005 in poi la prescrizione si è dimezzata in Italia. Perché questo non lo dice nessuno, cioè lo dicono a spizzichi e bocconi. Tutti ormai dicono, ma non ne prendono atto, che la maggior parte, il numero più significativo di prescrizioni, è quando gli azzeccagarbugli, ovvero gli avvocati, ovvero i diritti, non c'entrano nulla, perché avvengono nel corso delle indagini preliminari. Tutti dovrebbero dire, a proposito dell'appello, e quindi del diritto ad avere un doppio grado di merito, quali sono le percentuali di riforma dei processi in appello nelle più grosse corti d'appello? Io ricordo che feci un dibattito ormai 20 anni fa e non so come mi venne, ero presidente della Camera Penale di Roma, e chiesi al presidente della Corte d'Appello: scusa, scusi, ma mi dice quanti processi riformate? Mi ci metta dentro pure le prescrizioni, ma quanti ne ha riformati in appello tra assoluzioni e riforme sulla pena, che poi è significativo, e quello mi disse: qui a Roma più del 50%. Ah, dico io, e allora che Dio ce lo conservi l'appello, evidentemente, perché sono loro che dicono che l'appello è necessario rispetto a come vanno i giudizi di primo grado. Queste cose dovrebbero far parte del dibattito, invece non fanno parte del dibattito, perché c'è appunto la vulgata che poi viene messa in giro dai simi intellettuali come l'attuale ministro di giustizia, che l'appello serve a far perdere tempo. Ed è una vulgata che trova sponda anche in molta parte della magistratura, No, ma viene attenzione. alimentata e questo è il problema. Viene Se assolutamente. gli fai la domandina: ma scusate, voi quante ne riformate? Sono costretti a dire: per una cosa e l'altra, però ne riformiamo tante. No, perché E poi quindi viene alimentata, però noi vediamo, appunto, per giocare sempre anche sul tavolo della pratica quotidiana, vediamo anche come è sempre crescente l'insofferenza un po' della cerimonia dell'appello da parte delle corti più o meno dovunque in Italia, e la lettura della relazione, insomma, c'è una chi si riporta i motivi, insomma, le cose che sappiamo, chi si riporta, lo ma facciamo subito. in particolare a me quello che mi colpisce è questa questione della relazione, che avviene adesso addirittura pure di fronte alle corti d'assise d'appello. Io sono stato in corte d'assise d'appello a Lecce un po' di tempo fa, Quello non lo sapevo. aspettavo la relazione, dice parola al procuratore generale, iniziato a parlare, ho chiesto ai colleghi, dico: scusate, ma che succede? Perché? E dice: no, vabbè, come dire, sai, la relazione è roba del passato. Roba del passato, in corte d'assise con i giudici popolari.
No? Allora, ti rendi conto che tutto questo fa parte di una insofferenza verso le forme del processo che è cullata da una bella parte della magistratura. C'è poco da fare e da dire su questo. In questo momento, secondo me, bisogna essere chiarissimi. Se volete, bisogna dire agli amici magistrati, un processo di questo genere, a un certo punto gli dovremmo dire: bravissimi, ve lo fate da soli. Allora, Il ecco, problema vero qui a questo punto è anche vedere come reagire. Bene ha fatto, benissimo ha fatto l'Unione delle Camere Penali ad andare immediatamente ad una astensione tosta sulla prescrizione, ma allargando nella delibera a tutto questo, cioè a questo tentativo autoritario e controriformatore. Il problema però, ne abbiamo parlato pure sull'asterisco, è che nel frattempo ci hanno pure un po' spuntato le unghie con quella sentenza della Corte Costituzionale, soprattutto con, chiamiamola così, il diktat dell'autorità garante immediatamente successivo. Anche quello è un tema di cui si deve occupare l'avvocatura. di cui io non sapevo nulla. Io ho appreso di questo diktat appunto adesso, non sapevo che era arrivata questa lettera della commissione del garante sugli scioperi. Vabbè, forse è un problema politico da affrontare all'interno della. Certamente è un problema che andrà affrontato perché, come dire, il tipo di informazione che diamo va benissimo, e cioè gli avvocati si astengono, l'astensione ha una larga partecipazione, sicuramente in questo caso sarà anche larghissima e come dire, anche dal punto di vista proprio delle reazioni, sarà particolarmente reattiva, io spero, la reazione dell'avvocatura. Però in prospettiva il problema probabilmente si riproporrà, perché, e veniamo al punto che tu dicevi di come si è fuoriusciti da questa faccenda della prescrizione. Allora, io la leggo così. I 5 Stelle passano all'incasso e dicono: benissimo, Salvini ha incassato il decreto sicurezza, questo, quest'altro. Noi stiamo a piombo nelle proiezioni elettorali, adesso dacci qualcosa. E che ci dai? Dacci una libra di carne di prescrizione subito, subito. E lo fanno probabilmente pensando che sarebbe passato. Poi invece la cosa crea disagio da questo punto di vista, anche perché poi nel contratto di governo non era scritto, era scritto che andava riformata, non si capiva come, per la verità, insomma, però non è che era nero su bianco. A quel punto il compromesso che hanno raggiunto è peggio della prescrizione, perché il compromesso che hanno raggiunto, se lo leggi bene, qual è? Dice: no, questa vaccata della prescrizione la facciamo. Però la facciamo insieme a altre 4-5 vaccate che servono proprio a ammazzare il codice di procedura penale, perché questo è il punto politico che hanno raggiunto, Appunto, no? altro perciò ti chiedevo all'inizio se la questione è ancora attuale o è come qualcuno ha detto, ah vabbè, è differita, è disinnescata. Se tu ci metti dentro la grande riforma del processo penale, poi guarda caso ti compare la proposta, l'elenco di proposte che riportano all'inquisitorio dell'ANM, voglio dire, ma è 100 volte più attuale adesso. Ma allora a questo proposito volevo parlare con te di questo. Qui il pericolo è che, sai, come quando uno, il pubblico ministero, ti spara una richiesta di condanna spropositata, che poi alla fine il giudice, invece di darti il giusto, ti dà un po' di più perché quello ha sparato altro. Siccome qui stanno sparando tutti altro, tra i 5 Stelle e soprattutto l'ANM, e che poi ci portino ai famosi tavoli di concertazione per dire, vabbè, è un po' come la questione della sentenza di assoluzione che interrompeva la prescrizione, dice, vabbè, no, effettivamente lasciamo che interrompa solo la sentenza di condanna e non anche la sentenza di assoluzione. Cioè,
I tavoli di concertazione, mo parlo con te che hai partecipato anche a commissioni ministeriali che hanno prodotto anche tante cose, anche hai fatto l'esperienza della commissione Ganzi. I tavoli di concertazione sono una cosa importante in cui l'avvocatura si deve ficcare, però sulla base di premesse che in questo momento non mi sembrano esserci, perché in un momento in cui vediamo questa saldatura che abbiamo stabilito, che non è episodica e non è casuale, tra la parte di ANM più dura, più retriva in un certo senso, che produce queste proposte, e una parte politica che non ha un suo background culturale da. Per cui le recepirà sostanzialmente, che vai a fare a un tavolo con questi due? Allora, anche qui un paio di riflessioni che peraltro noi avevamo già fatto tempo fa, no? Ti ricordi quando ci interrogavamo su quante divisioni i nuovi barbari stavano all'interno della magistratura, anche non dichiarate? Ce ne stanno un sacco e sono trasversali a tutte le correnti della magistratura. Questo è il primo punto in discussione. E cioè c'è una confluenza proprio anche culturale e ideologica tra una bella parte della magistratura che ha sempre, ripeto, parlavo del 2003, avuto certi obiettivi, e il buon Frigo, ti ricordi, li chiamava gli orfani dell'inquisitorio. Gli orfani dell'inquisitorio poi Inconsolabili. incredibilmente hanno partorito altri nipotini di orfani dell'inquisitorio, perché questo spiega quella proposta dell'Associazione Nazionale Magistrati, se no sarebbe inspiegabile. Tra l'altro vorrei sottolineare un dato, perché questo è importante ai fini della valutazione politica di quello che può avvenire. Facciamo attenzione, io parlo dell'avvocatura, a non ritenere che alcuni occasionali compagni di strada che hanno delle idee politiche chiare, cioè di avversare l'attuale compagine governativa, e che quindi magari danno spazio ai nostri argomenti e pure alla nostra voce, ma lo fanno in maniera non pelosa ma pelosissima, poi tanto poi gli sfugge quello che hanno nel cuore. Parlo in particolare di alcuni esponenti della stampa. Antigovernativa in questo momento, che ti posso dire, la Repubblica, no? Ti capita di leggere sulla Repubblica qualche cosa che riecheggia quello che diciamo? No, capita di vedere sul Corriere della Sera spazio che ci si dà. Poi dopo però, quando vai a grattare sotto diciamo le velleità antigovernative e trovi qualcuno che gli rimprovera ai governativi non di avere fatto o ideato in tema di prescrizione quello che hanno ideato, ma di averlo rinviato al 2020. Io sentivo alla mattina Massimo Giannini che parlava a Radio Capital e si scagliava contro questa cosa della prescrizione, eccetera, eccetera, per poi dire che io mi scaglio perché l'hanno rinviata al 2020, cioè perché Salvini gliel'ha fatta rinviare al 2020. Perché nella realtà poi cullano la medesima idea. Quindi facciamo attenzione a non sbagliare alleati, perché poi gli alleati, quando vai al tavolo, quello eventuale del ministero, eccetera, eccetera, e si dimostrano alleati, ma si dimostrano alleati del nemico, non alleati tuoi. No, Questo ecco, è importante vediamo di non sottolineare. fare anche di tutto l'erba un fascio dei nemici, tra virgolette. E a questo proposito, e poi chiudiamo. Adesso vediamo di sentire un po' all'interno della magistratura, un po' capire dietro l'acclamazione che cosa si muove, se si muove qualcosa, se c'è vita su Marte. Però io dico, io credo che qualcuno l'esigenza di salvarsi l'anima ce la deve avere, perché questo progetto è molto forte. Secondo te lo troviamo qualcuno che si deve salvare l'anima? Allora, c'è sicuramente all'interno della magistratura, io non direi all'interno degli apparati burocratici delle correnti in questo momento, nel senso che le correnti mi sembrano abbastanza, beh, se non altro avrebbero, gli avversari sarebbero dovuti uscire allo scoperto in qualche misura, non mi pare che sia avvenuto.
Spero che avvenga. Penso anche che se avverrà da qui a tra un po', all'interno della magistratura saranno delle opzioni molto limitate, molto legate a personalità piuttosto che a qualcosa di coerentemente organizzato. Tu prima citavi Canzio, Canzio obiettivamente, che poi non fa neanche più parte della magistratura perché sta in pensione, però insomma viene, è sempre una voce autorevole di quel mondo. Anche per quello che ha incarnato, Canzio era abbastanza distante da questa idea, ma noi li dobbiamo portare sul terreno proprio costituzionale, cioè noi dobbiamo dire: scusate, ma una prescrizione così fatta è compatibile con la Costituzione, compatibile con quella parola d'ordine della ragionevole durata dei processi con la quale mo ci vuole, ci avete scassato i Gabasisi. Per almeno un quindicennio, perché vi riempite la parola di ragionevole durata, poi al primo soffio di vento che vi elimina il problema della prescrizione, perché il problema della prescrizione per molti magistrati è una sorta di tizzone bollente, cioè ti è finita la prescrizione, ti si prescrive a te il processo, no? Però è compatibile con questo. La scelta tra l'accusatorio e l'inquisitorio l'avete fatta o ci state tornando indietro? La cosa che dicevi a proposito dei testimoni è raccapricciante, cioè confondere i due temi, a parte che è aberrante anche tenere, come abbiamo sempre detto, l'imputato lontano dal suo processo, ma per motivi diversi. Ma dal punto di vista proprio della funzione cognitiva del processo, non vedere più un testimone a 3 metri da te che rende la sua testimonianza dovrebbe fare inalberare il giudice, cioè dovrebbe essere il giudice a dire: non v'azzardate a portarmelo lontano il testimone, che è roba mia, lo voglio vedere negli occhi. E invece la proposta viene dalla magistratura. Naturalmente. Queste cose belluine che sanno di tecnologico troveranno immediatamente un empito erotico da parte di una certa politica che non ci capisce un H, ma come vede un computer è tutta contenta di poter dire che siamo moderni. E ai magistrati che gli dovremmo dire questo, ma come ai magistrati? Lo dovremmo dire anche agli alleati, ai compagni di strada di questo momento, cioè esprimetevi su tutto il resto. Non ci fate solamente la politique da board per i vostri cavoli nei confronti di quelli che stanno al governo, perché non ci stiamo. Questo lo dobbiamo dire subito, perché se non lo diciamo subito, poi si creano gli equivoci. Quando si creano gli equivoci, poi ti ritrovi attorno a un tavolo e attorno a un tavolo scopri che appunto gli alleati non sono alleati manco per niente e te la mettono sotto la guna. Senti, vabbè, chiudiamo. Ti volevo solo dire in conclusione che in realtà adesso noi cerchiamo di sentire qualche magistrato anche di quelli che hanno partecipato noi Poi. dico. Ma devo dire che in realtà un intervento dissonante, io l'ho sentito in quel comitato, che è stato anche un po' accolto non benissimo dalla platea. E insomma, questa giudice ha detto sostanzialmente, cioè, mi avevi fatto ricordare con la questione del tizzone ardente della prescrizione che i giudici si passano di mano, che rende l'idea anche di un mix anche di comodità, diciamo, gestionali del proprio lavoro, che giustamente ha detto: ma guardate che in passato c'erano le amnistie che venivano con cadenza regolare, dal 90 non c'è più nessuna amnistia. Il legislatore che prima si prendeva la responsabilità di risolvere lui questo problema delle carte che si accumulano e che determinano tutto quello che determina, adesso ce l'hanno scaricata noi magistrati. E effettivamente è verissimo, perché adesso quello che faceva l'amnistia lo fa la prescrizione, con il problema che comunque l'ispezione ministeriale può arrivare sempre e comunque ti lascia una responsabilità di cui qualcuno che magari ti vuole fare del male se ne può approfittare. Ma vedi, Vinicio, scusa, ma questo torna ad un tema che è sempre trasversale, cioè chi è il padrone della giustizia? Cioè chi
si è reso imbelle nei confronti della giurisdizione e dell'amministrazione della giustizia? La politica. È la politica che si è spogliata del potere di fare amnistia, è la politica che si è spogliata dell'immunità. Io oggi sto preparando un convegno che farò nel pomeriggio alla LUISS sulle intercettazioni. Adesso, se uno guarda questa vicenda delle intercettazioni, ti rendi conto che è un continuo mettere il collo da parte della politica sul ceppo del potere giudiziario, candidamente. Quindi questi sono andati cantando mano nella mano, ogni tanto facendo la faccia brutta, però con una totale inconsapevolezza del casino che per se stessi stavano combinando, ampliando a dismisura il potere dell'autorità giudiziaria, diciamolo in senso lato. E questo è uno dei temi che bisognerebbe mettere sul piatto della bilancia, perché noi possiamo trovarli pure i magistrati buoni, ok? Cioè quelli super garantisti, amici, innamorati del processo accusatorio, figuriamoci, io ne conosco tantissimi. Poi però c'è da stabilire se la magistratura nel suo complesso abbia tutelato determinati diritti e determinate forme processuali negli scorsi 30 anni, sì, un po' o no. Rileggendo questa roba delle intercettazioni, io mi sono accorto che fino a, che ti posso dire, 18 anni fa c'era tutta l'impalcatura delle intercettazioni, diritti costituzionali, roba fenomenale. Poi però si ammetteva candidamente che un poliziotto, se potesse fottere di mezzo codice di procedura penale, si schiaffava in tasca un registratore e faceva registrazioni, ovviamente, diciamo, fuori dalla Costituzione, perché non controllata da nessun giudice, che i giudici poi dichiaravano utilizzabili. Ok? Allora, con i nostri amici magistrati, troviamoli quelli buoni, i nostri amici magistrati, ma sia chiaro che questo è un punto, come dire, di non ritorno, cioè o state da una parte o state da un'altra. Per adesso state dall'altra. Certamente. Va bene, vedremo. Ciao. Ciao.